Il vuoto è l'elemento della distorsione cosmica. È l'attrazione della gravità e la promessa dell'entropia. Il vuoto dello spazio e le forze gravitazionali che lo plasmano ci insegnano che il vuoto non è il nulla. Per riprendere le parole di Ikora, padroneggiare il vuoto è attingere al potere dell'incomparabilmente piccolo e dell'incomprensibilmente grande. Con esso, pieghiamo il tessuto stesso dello spazio-tempo. L'arco è l'elemento del movimento e della conduzione. Si crea quando le forze elettromagnetiche del nostro universo lottano per trovare un equilibrio. Secondo Ikora, l'arco ci insegna che il cambiamento è un aspetto fondamentale dell'universo. Brandirlo è cavalcare la tempesta dell'inimmaginabile. La stasi è l'elemento della volontà e del controllo. Rallenta, cattura e spezza. È stato il nostro primo passo nell'oscurità. Ci ha insegnato che l'universo non è bianco e nero, come sembrava. Elsie Bray ed Eris Moore hanno due interpretazioni leggermente diverse sulla padronanza di questo elemento. Del tutto legittimo, dato che la stasi si nutre della volontà individuale, ma posso riassumere così le loro visioni. Il controllo di sé può portare al controllo degli altri. Ma se non si ha potere su di sé, la distruzione dilaga. Quando si brandisce la stasi, serve esercitare la più assoluta autorità su se stessi e sugli altri. Con l'energia solare attingiamo e ci affidiamo alla potenza del Sole. Ma per padroneggiarla occorre capire il dualismo della stella. La sua forza nucleare, che brucia qualsiasi cosa si avvicini troppo, è la stessa che utilizziamo per curare. Nutre la flora della nostra galassia, ma ci condanna anche a siccità e carestia. Distruzione e creazione sono un ciclo necessario. La tela scura è la nostra ultima scoperta nell'oscurità. Da quel che ho visto finora, è la manifestazione elementale delle connessioni psichiche. Tutte le menti sono collegate in una rete di coscienza che ora possiamo vedere e sentire. Padroneggiare la tela scura è tirare i fili nascosti che connettono la realtà e usarli per creare, manipolare e disfare. Supponevo che questo elemento funzionasse come l'altra abilità dell'oscurità. Ma contrariamente alla stasi, la tela scura sembra richiedere di rinunciare al controllo, di lasciarsi andare alle connessioni, seguendone il flusso. Spero di poter fare ulteriori esperimenti con questo elemento.